come mettere un coprivolante. Come scegliere un coprivolante? Prima di acquistare un coprivolante, occorrerà misurare il diametro del volante e la circonferenza dell'impugnatura con un metro a nastro. I coprivolante possono essere realizzati in materiale naturale o sintetico. I coprivolante in pelle naturale sono esteticamente gradevoli e lisci al tatto, tuttavia sono piuttosto costosi e richiedono una cura del tutto particolare. I prodotti realizzati in materiali artificiali, quali ad esempio il poliuterano, sono duraturi nel tempo, convenienti e di facile manutenzione. Si tratta di accessori che possono variare anche in termini di consistenza, presentando infatti una superficie di tipo liscio, goffrato o perforato. Possono essere fissati al volante mediante allacciatura o cucitura. Per montare un coprivolante mediante allacciatura non sono necessari ulteriori utensili o materiali di altro tipo, ma è comunque una soluzione piuttosto vistosa. Per fissare il coprivolante mediante cucitura saranno necessari ago smussato, ferro da uncinetto, metro a nastro, filo di poliestere, adesivo spray per gomma. Come rivestire un volante. Passaggi per l'installazione. Assicurarsi che l'auto sia ben riscaldata all'interno. Regolare l'inclinazione del volante nella posizione più alta e spingere il sedile del conducente il più indietro possibile, in modo da garantire una maggiore comodità durante l'esecuzione dei passaggi. Posizionare il coprivolante in modo che le cuciture si trovino nella parte inferiore del volante. L'app di Autodoc. Tutti i ricambi auto ai prezzi migliori sul proprio telefono. Provare per credere. Applicare una piccola quantità di adesivo spray per gomma sotto il coprivolante nei punti di presa, lungo la circonferenza esterna della ruota e vicino ai raggi, per evitare che il coprivolante si attorcigli. Per cucire sul coprivolante possono essere utilizzati diversi tipi di punti. Nel caso del macramè, ad esempio, viene cucito un punto ogni due. È una delle opzioni più diffuse per fissare i coprivolanti mediante cucitura. Nel caso del cosiddetto punto a zigzag, il filo viene intrecciato tra un punto e l'altro, presenta un motivo più ripetitivo e viene utilizzato soprattutto negli interni delle auto sportive. Iniziare a cucire direttamente vicino a uno dei raggi. Far scorrere il filo sotto il punto delle cuciture di fabbrica e realizzare un doppio nodo. Attenzione a non tagliare l'estremità del filo. Far passare quindi il filo sotto il punto sul bordo opposto del coprivolante, a partire dal lato esterno. Cucire tutti gli altri punti alternativamente lungo entrambi i bordi e solo sul lato esterno. Consiglio: durante l'esecuzione del lavoro, tenere i bordi del coprivolante e stringere saldamente il filo per evitare il distacco dei punti. Utilizzare un ferro da uncinetto per tirare le asole. Completare la sezione fino al raggio, quindi eseguire alcuni punti lungo le asole finali per garantirne la durata nel tempo. Tirare il filo attraverso ogni punto sul lato interno del coprivolante, fino alla sezione successiva. Continuare a cucire. Una volta che il coprivolante sarà stato cucito lungo tutto il volante, occorrerà legare insieme le due estremità del filo. Infine, tagliare il filo in eccesso e nascondere le piccole estremità rimaste sotto il coprivolante. Ecco quindi come ridare vita all'elemento cardine degli interni auto, ovvero al volante, con il minimo dello sforzo e delle spese.